come si chiama? Ganesh. Ganesh e i suoi proprietari ci hanno raggiunti da Forlì e subito abbiamo capito il perché. Ganesh è entrato all'interno della struttura, ha provato ad attaccare tutti i cani, trainando i suoi proprietari. Andiamo a vedere che tipo di lavoro abbiamo fatto in questi due giorni. Piano. C'è uno che ti lava, ci stanno solo per tutto. E 5, via, magari primi. Prima mordeva quelle cose. Sì, da piccolo mangiava tutto e ha distrutto tutto in casa. Qualsiasi cosa. Quindi è 6 anni che non avete mobili e niente. No, adesso di giorno sta fuori, quindi non mangia più niente, grazie a Dio. Però comunque sia portarlo in giro è così, sempre. Non è mai migliore. Cioè, vivete insieme? Sì. Però abito in campagna, quindi io ho tanta terra e non ci sono altri cani, io lo libero nei campi lì con me. Se lo devo portare in giro mi ha fatto cadere, non lo porto più tipo in piazza o cose del genere. Si è fatta male? No, niente di che, però mi ha fatto più la figuraccia che ho fatto. Quindi io sono arrivata che lui aveva già 1 anno e mezzo, ho provato a sistemare quello che potevo, ma non... con pochi effetti positivi, perché è ancora così. Ma tentate soluzioni, hai provato a fare qualcosa? Sì, sono venuti anche degli addestratori a casa, è venuto tutto, però non, il cane ha sempre continuato a tirare, non abbiamo ottenuto risultati e dopo mi sono fermata perché non vedevo nessun tipo di risultato. Dopo ho fatto un po' di ricerca, ho trovato voi e faccio l'ultimo tentativo, perché comunque sia un po' anzianotto. Siamo l'ultima speranza. Siamo l'ultima speranza, esatto. Che pressione che ha messo adesso. Il cane è rilassatissimo, c'è un problema di particolare. Il cane è rilassato. Ok, devi rilassarti anche tu. Tanto hai tutti gli strumenti che ti servono per gestire il cane ti fa gestire. Ok, allora, ieri sera l'ho portato a fare la pipì e siamo passati davanti a una recinzione con un cane, ci sono passata tranquillamente, io ero tranquilla. Cosa mai fatta. Cosa mai fatta, e sono veramente contenta e felice. Ebbene sì, Ganesh è stato il miglior cane di questo weekend full immersion, quello che si è comportato meglio nel contesto urbano, ha accettato le manipolazioni, è cambiato veramente, ma soprattutto sono cambiati i suoi proprietari, che hanno cominciato a capire come rapportarsi nella maniera corretta con lui. Quindi mandiamo un grandissimo augurio ad Antonio e a Tatiana per un proseguo di vita con Ganesh che possa garantirgli una serenità e una felicità che sicuramente meritano.